Buongiorno a tutti, bentornati alla nuova puntata di Good Morning Milano. Sono le 12.32 minuti in questo istante di oggi, martedì 5 giugno. Ben ritrovati tutti quanti. Oggi è martedì e come di consueto martedì parleremo e parliamo di periferie. Lo facciamo insieme all'ospite del martedì, il padrone di casa del martedì, Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno Walter, ben ritrovato anche a te. Oggi puntata particolare, non abbiamo un ospite, ma perché insomma le notizie che sui giornali in queste settimane abbiamo trovato ci riportano a parlare di periferie e anche di notare come forse insomma certa attenzione sulle periferie che viene tanto millantata poi in realtà non c'è. Partiamo dal caso dell'occupazione di un ex liceo in zona Abruzzano dopo uno sgombero di una struttura di ad Affori del collettivo Remake, che insomma che vediamo qua, abbiamo riportato anche noi la notizia dei giorni scorsi, ha insomma portato un po' di sconquasso all'interno della maggioranza. Ma questo non so, nel senso che il tema delle periferie è abbastanza tenuto in considerazione. Il problema di fondo è che, come abbiamo detto più volte, il tema delle periferie a Milano, per tutte le energie che ci sono a Milano, potrebbe essere già ampiamente risolto, ma siccome non c'è un metodo e sostanzialmente non si fa sistema, ma generalmente a Milano, come anche nelle altre città, ma in particolare sulle periferie, rimane sempre il tema all'ordine del giorno irrisolto. E allora ci sono anche tutta una serie di interventi che cerchiamo di cogliere, non tanto per un problema di ribaltamenti, di accuse o cose di questo genere, ma per cercare di individuare alla luce di fatti, magari di cronaca, quelli che possono essere dei percorsi invece di soluzione. Allora, il primo dato, per esempio, a seguito di questa occupazione del liceo Mero, la vicepresidente del Consiglio Comunale, Beatrice Uccioni, ha fatto una considerazione, riportata anche dalla stampa, dove nella sostanza dice che si poteva benissimo avere presente che questo liceo, questa struttura meglio, lasciata ormai inutilizzata da tempo, sarebbe stato possibile che fosse preda di occupazioni abusive. Così è stato. E il corollario periferico è che solo chi ha la testa, parla di periferia avendo la testa e i piedi in centro, no? Non poteva immaginare uno sviluppo di questo genere. E quindi, proprio in uno slogan, le periferie bisogna guardarle a partire dalle periferie. Perché se noi continuiamo a guardarle dal centro, secondo schemi preconfezionati e malgrado la buona intenzione di guardare le periferie, ma poi le guardiamo di risulta, no? È chiaro che ci arriviamo sempre malamente, perché a chi devono essere dati in consegna gli stabili non utilizzati che sono nelle periferie? Chi se ne deve curare? Chi deve guardare quale utilizzo sviluppare per il futuro? E qui come al solito infatti si vede proprio la mancanza di una governance su questo tema, perché qui si vede il comune da una parte che però dice fino a un certo punto roba mia, perché poi parliamo di strutture scolastiche, quindi molto probabilmente dove c'è la provincia di mezzo, quindi chi è più la provincia ormai? La città metropolitana? Ne prende invece la regione, ne prende invece i municipi, insomma in tutto questo non sapere sta di fatto che era inevitabile, come diceva appunto lo Guccioni, solo chi non metteva i piedi e la testa qui poteva immaginare che questa struttura rimanesse vuota ancora per tanto. No, dice chi ragiona sulle periferie ma avendo la testa e i piedi in centro. Non tiene conto e quindi non si accorge, cioè, quasi inevitabile di questa conseguenza cose. Ma anche perché il tema delle occupazioni abusive, e qui vorremmo fare una sottolineatura, purtroppo c'è un dato di fondo dove chi rispetta le regole aspetta tempi biblici e magari non gli viene nemmeno risposto.
Dopodiché, invece, chi fa della illegalità e dell'abusivismo la sua professione, nella sostanza è quello che viene preso in considerazione in una maniera o nell'altra. Allora, questa cosa qui non funziona. E vi dico di più, guarda, su questa cosa non te l'ho mai parlato, ma anche già all'interno degli stessi collettivi c'è molto questo tema molto caldo, perché molti collettivi ultimamente, negli ultimi anni, hanno deciso ovviamente di dire seguiamo le regole. E quindi sono rimasti fermi al palo, però, perché sempre poi c'è il furbo che invece supera da destra, come si dice in questo caso, no? Molti dei collettivi, molte associazioni hanno ad esempio fatto dei bellissimi progetti. Mi viene in mente ad esempio su Tempo Riuso l'ex palazzine del mercato tofutticolo, un progetto di riuso temporaneo, quindi affidamento temporaneo di queste palazzine. Bellissimi progetti, stupendo. Finito però il progetto, basta, non si rinnova niente, le associazioni rimangono lì senza nulla e si ritorna al degrado, e poi nel giro di poche settimane si torna di nuovo all'occupazione abusiva da parte invece di qualcun altro. Insomma, è un tema sempre più, cioè non è più mai solo un cavallo, no? di lontana memoria, ma è molto di più ormai il tema. Ma di presente memoria. Vedo, no. Diciamo che è un evergreen. No, perché è di presente memoria. Questo qui è proprio esattamente il tema della cura dei propri beni. Noi abbiamo tantissimi spazi che non vengono utilizzati, ma non c'è una regia da questo punto di vista, e c'è sempre un accentramento. Banalizzando, inizi degli anni 2000, un'associazione chiede al demanio comunale degli spazi. Gli fanno vedere tutta una serie di spazi, la funzionaria incaricata, e tra le altre cose dice: sì, in questo spazio c'è la signora Rachele, che peraltro non paga l'affitto da 30 anni. Il problema è che l'associazione, siccome conosceva la situazione, osserva: ma guardi che la signora Rachele è morta da 30 anni. Allora, il meccanismo funziona così, cioè avere la pretesa di governare dal centro non funziona sulle periferie, perché la pretesa di governare dal centro, per come è anche stata costruita a Milano, parliamo di estensione territoriale, perché, ribadiamo, il nostro approccio alle periferie nell'arco dei 200 casi che ha di accezione del termine che ha elencato il MIT di Boston, noi sostanzialmente ne indichiamo uno, che è quello territoriale, che all'incirca, stando all'agenzia delle entrate, è periferia, in particolare di Milano, quella che è al di fuori della cerchia filoviaria 90-91, indicativamente, però stiamo parlando di questo. Allora, è chiaro che poi c'è anche un altro aspetto, collegamento del centro, perché altra notizia riguarda il piano degli edifici di culto previsto, sì, dal piano di governo del territorio. Su questo Sala si è speso nei giorni scorsi, ha preso posizione contro il governo centrale, quindi notizia insomma importante. È bello che nei risvolti della notizia poi si ricade sempre sulla periferia. Allora, i risvolti della notizia, no? Per cui giornalisti... Nel tema principale, ma scopriamo un sottotema. Ma è una questione appunto di metodologica nell'affrontare le questioni periferiche. Allora, uno degli edifici di culto previsti è stato individuato dal PGT come proposta nel cosiddetto parcheggio di Trenno, che sta sulla via Novara. Il parcheggio di Trenno, che non è vicino a Trenno ma è vicino a Figino, è stato costruito nel 1990 in occasione dei mondiali di calcio, e diciamo che tranne qualche settimana in occasione delle partite allo stadio, ma poi non è mai stato utilizzato in funzione dello stadio. E quindi i tifosi vengono, gli automobilisti tifosi invadono quello che è tutti i quartieri limitrofi allo stadio San Siro, ma noi abbiamo tutta una serie di parcheggi che erano stati costruiti allo scopo che non vengono utilizzati. Ma al di là di questo, qual è un pochettino la questione che vogliamo sottolineare? È che la giornalista che scrive il pezzo, che cosa dice? Che il parcheggio di Trenno, perché poi in occasione dell'Expo era stato completamente ristrutturato. Sì. E da lì penso che abbia preso poi il nome Trenno. E
gli sia stato dato il nome di treno, parcheggio di treno, non sappiamo per quale motivo, ma è proprio è a 200 metri in linea d'aria da Figino, treno è a oltre 2 chilometri, cioè, settimo milanese più vicino, è più vicino settimo milanese, certo, perché appena di qua della tangenziale, non si capisce perché treno. E la giornalista che cosa commenta? Commenta il parcheggio treno che sta al centro del parco di treno e che non c'entra assolutamente niente con il parco di treno. Allora, come diciamo ad alcuni giovani giornalisti che vengono, che colloquiano con noi di Consulta Periferia Milano, quello che diciamo sempre è: scusate, ma sei di Milano? No. Perché appunto tutti quanti vengono a Milano se vogliono fare il giornalista, come anche altre professioni, altre attività, ci sta benissimo. Ma prendi una piantina della città, così capisci di dove sei. Perché anche quando parliamo di periferie, non è che parlare della periferia di Bruzzano è uguale a quella del Gratosoglio o da altre parti. Ogni periferia ha le proprie peculiarità e anche le proprie ricchezze. Se tu non conosci il luogo dove vai, rischi di fare un ragionamento un pochettino esattamente con la testa e i piedi, no? Parlare di periferie, parlare di cose con la testa e i piedi, però nel luogo dove tu stai, senza andare a scarpinare sul territorio. Allora, questi due sono un po' dire, per una cosa del genere basterebbe anche solo andare un attimo su Google Maps e guardare dov'è il posteggio, eh? Cioè non c'è bisogno di prendere chissà quale autobus, mezzo di locomozione, allora, cavallo qui... o canessa, andare sì, fino al parcheggio. Ma qui così sono degli avvitamenti, perché una delle cose uno dice: ma perché è stato battezzato treno questo parcheggio? Quella sarebbe da chiedersi, no? E quindi poi da lì nasce un pochettino la conseguenza del falso storico e del falso geografico. L'altro aspetto invece è questo, dato che stiamo parlando del parcheggio a Figino di treno, adesso per esempio finito il campionato ci sono tutti i concerti, dove ci sono tutta una serie di problematiche, di arrivi e quant'altro. Con la fine dell'Expo, e quindi siamo all'alba dal 1° novembre del 2015, quindi ormai siamo 2 anni e mezzo, quel parcheggio lì è sempre custodito e illuminato, ma mai utilizzato. No. L'unico utilizzo che hanno fatto... La verità, adesso ci sono i 4 barconi tirati via dal naviglio. No, ecco, qui occupano peraltro un piccolo spazio. Allora, c'è un... Da dire, non è tornato neanche ad avere la funzione che ha avuto... diciamo dalla metà degli anni 90 in poi, che era quello di deposito delle auto rimosse dalla polizia municipale, cioè con Expo che finalmente si è messo a posto, è diventato un posteggio. 6 mesi in cui ha vissuto di grande storia quel parcheggio, 1° novembre chiuso, ma è più riaperto neanche per le partite, neanche per i concerti. Quindi un investimento, perché tutta la ristrutturazione del parcheggio non è stata gratuita. Credo sia anche illuminato, semi-illuminato. No, è illuminato perfettamente, ecco, con altissimi lampioni di notte, con la custodia e quant'altro. Quindi è perfettamente utilizzabile come era stato per l'Expo. E questo che cos'è che comporta? Comporta di avere la soluzione, almeno parziale, per quanto riguarda i problemi della sosta, sia per chi deve giungere allo stadio o ad altre manifestazioni cittadine, no? Nello stesso tempo però abbiamo il danno emergenze di tutti i residenti intorno allo stadio, che malgrado ci siano, perché lì ci sono 1500 posti auto, che vuol dire una sosta per circa 8 chilometri, potremmo togliere soste soprattutto irregolari da questo punto di vista, invece non si fa, eppure è un bene che abbiamo. Ecco, allora ci troviamo di fronte a questo tipo di situazione dove la stampa deve stare attenta a quello che dice e alle comunicazioni, perché altrimenti non fa un buon servizio, in particolare alle periferie. Ecco, questo qui è un po' l'osservazione che facciamo di fondo. Alla giornalista che ha scritto questo siamo ben volentieri di incontrarci e magari farle conoscere qualche altro aspetto delle periferie che può essere interessante e utile nella logica del risolviamo i problemi, perché le risorse anche sul territorio ce ne sono numerose, ma non vengono utilizzate. Su questo, Walter, voglio capire una cosa, nel senso, cosa ne pensi tu, cosa ne pensa Consulta Periferia Milano? Allora, lo sappiamo, Milano è quella grande città nata dopo essere stata, dopo le annessioni di vari comuni e borghi, no? Nel 1903. So che ci ha portato anche un documento originale dell'epoca, oggi, per ricordarci questo sì, fatto e tutto, no? E quindi tu spesso dici,
se Milano è tutti questi comuni, tutti questi borghi, grazie Dagmar, vediamolo pure, tutti questi ex comuni, tutti questi borghi messi insieme, perché non ricominciare a pensare nell'ottica di decentramento e quindi nei municipi al momento, poi se mai bisogna vedere se anche in altra ottica, ma comunque i municipi ci sono, perché non dargli quei poteri che sulla carta anzi già dovrebbero avere, e molte cose si potrebbero già solo sistemare o comunque cercare di iniziare a fare un percorso appunto da, partendo dai municipi. Quando potrà succedere questo e perché non succede? Che risposta siete stati voi di Consulta Periferica? Allora, c'è uno scatto culturale proprio. Bisogna passare da quella che è la sociologia politologica. Io sono centro a me stesso, dopo riprenderemo anche magari con un altro dato di cronaca, un altro pezzo preso da un quotidiano milanese. E bisogna passare alla politica amministrativa. Cioè, va bene, io ho delle osservazioni, ho delle intuizioni, vedo come studio come sono i fenomeni, come si evolvono. Bene, ma poi devo mettere insieme lo studio dei fenomeni come si evolvono con la possibilità di dare delle risposte, possibilmente anche anticipando. Le risposte soprattutto dandole utilizzando le risorse che noi abbiamo. Perché la prima affermazione di principio, ma di realtà, che fa Consulta Periferie Milano, alla luce di 13 anni di attività ormai, è che quando noi parliamo di certe cose o sentiamo parlare di certe cose, la soluzione c'è già. Cioè non ci sono, c'è bisogno di spazi, va bene, ma gli spazi non sono da costruire, ce ne sono tantissimi già inutilizzati e che continuano a essere inutilizzati. Ma perché continuano a essere inutilizzati? Perché c'è anche un'impostazione, in particolare dell'istituzione pubblica e dell'amministrazione comunale qui da sempre, che è impostata come quando Milano era grande 9 km quadrati ed era il centro storico sostanzialmente. Dopodiché si è andata allargando con l'annessione dei Corpi Santi nel 1873 e poi nel 1923 con l'annessione di una dozzina di comuni limitrofi, dove quell'editto del sindaco di Milano parla di appunto aggregazione, perché non sono mai state, perché lì c'è il documento, diciamo il manifesto completo ufficiale dove indica tutti quanti i comuni. Allora, il tema è esattamente questo. Se noi andiamo a vedere e compariamo quella che è la cartina, diciamo così, di Milano, dove vengono evidenziate le periferie, con la cartina degli antichi comuni e sì, di come si è strutturata Milano, vediamo che sostanzialmente gli antichi comuni sono esattamente le periferie di oggi, o quelle che vengono definite, anzi le definiamo geograficamente periferie, perché periferie stanno diciamo corrispondenti a un centro. Infatti. Ecco, quindi noi non parliamo di periferie esistenziali, no, di altre cose. Strutturate, viene da dire, essendo ex comuni, essendo a volte dei paesi stanti, strutturate però in realtà con un centro stesso, con un centro proprio, con delle periferie proprie anche in realtà a volte poi. Cioè che complica un po' la vita a volte, no? Allora, noi quando parliamo di periferie urbane ci riferiamo alle metropoli. Ok. Quindi magari anche Settimo Milanese ha la propria periferia, mm-hmm, però non entriamo in questo meccanismo. Noi ci riferiamo alle grandi città che hanno anche di conseguenza tutta una serie di problemi gestionali. Allora, ritornando un pochettino alla piantina topografica, sì, delle periferie e dei comuni, noi qual è il problema che abbiamo? Abbiamo il problema di aver tolto a questi territori quello che era l'elemento dell'amministrazione, cioè quello che dovrebbe fare per tutta una serie di aspetti la gestione complessiva, avere okay, il quadro complessivo. Invece questi sono stati tolti. Un tentativo, e parliamo di un tentativo molto positivo, ma è risultato proprio un tentativo, è stato con l'introduzione dei consigli di zona. Questo 45 anni dopo, nel 1968, l'introduzione operativa nel 1969.
introdotti i consigli di zona che dovevano dare appunto la risposta e la gestione alle esigenze del territorio, sono stati fatti anche due regolamenti nel 1977 e poi nel 1996, sì. Ma questi regolamenti non sono mai stati applicati, quindi sono stati i consigli di zona delle Cenerentole. Adesso, nel 2016, i consigli di zona, dopo 40 anni di esistenza, sono stati surrogati, mettiamolo in questo, sostituiti dai municipi. Okay. I municipi con un regolamento, poi bisogna vedere, per esempio, a un regolamento, nel momento in cui alle periferie viene associato il problema delle case popolari, i municipi non hanno alcuna competenza in materia. Allora, chi è vicino al territorio, chi dovrebbe conoscere bene la situazione, dovrebbe conoscere se in quel posto la signora Rachele è morosa oppure è deceduta perché è passata ad altra abitazione definitiva per l'eternità. Ecco, questo è il tema. Se noi non entriamo in questi meccanismi politico-amministrativi, noi continuiamo a fare delle dita manzoniane e poi non usciamo. Per quello che abbiamo messo in piedi quello che è, abbiamo chiamato a scuola di sì. periferie, a scuola di periferie dove, alla luce di un sostanzioso consolidamento di conoscenze periferiche, no? Che abbiamo anche consolidato grazie a un apporto di tantissime persone, perché attraverso oltre 100 convegni e seminari conoscitivi e anche propositivi naturalmente, abbiamo potuto incontrare tanti che studiano di periferie, che operano sulle periferie, abbiamo incontrato veramente, possiamo dire, migliaia, non di persone a caso, ma migliaia di persone che hanno da dire qualcosa, perché il tema è proprio questo, quello di socializzare e incontrare, far incontrare tutti gli elementi, perché di periferie se ne parla a distanza, vari enti ne parlano a distanza, realtà sociali ne parlano a distanza. Uno dei tentativi che è stato fatto di avvicinare le distanze è stata fatta nella scorsa legislatura dalla Camera dei Deputati, che ha istituito un'apposita commissione periferie, è arrivata anche qui a Milano, ma poi, come ha anche evidenziato, è stato evidenziato in un intervento parlando di Genova, alla fine della fiera tutto questo lavoro, che poteva essere comunque uno spunto di riflessione partecipata e di proprio progettazione partecipata, ognuno fa da sé, e chi è nelle istituzioni sta nelle istituzioni. Per quello che con il percorso e questi 60 appuntamenti di a scuola di periferie, che cosa cerchiamo di mettere insieme? Cerchiamo di mettere insieme chi opera sul territorio, ma magari anche chi è istituzione sul territorio, come i municipi e i loro rappresentanti, ma anche chi è, tra virgolette, governo della città, come i presidenti delle commissioni del Consiglio Comunale di Milano, dove passano anche tutta una serie di informazioni. Ecco, gli appuntamenti di scuole e periferie si fermano adesso per l'estate o ce ne sono ancora alcuni prima dello stop estivo? No, in particolare abbiamo anche attivato con il 31 di maggio un nuovo percorso, diciamo così, che riprende quella che è la logica di a scuola di periferie, e in particolare che si è insediato a Niguarda, okay. Perché Niguarda è stato indicato dal sindaco di Milano come quartiere nel quale sperimentare il test periferie proposto dalla Confcommercio, e quindi abbiamo attivato un'iniziativa, diciamo così, di dibattito, di supporto, che appunto è stata avviata il 31 di maggio nella sede del Centro Culturale della Cooperativa, e procederà con altri due incontri, con altri due incontri programmati, che sono esattamente martedì 12 e martedì 26 giugno alle ore 21, Centro Culturale della Cooperativa di Via Ermada 14, dove il tema del 12 sarà la presentazione del libro bianco su Niguarda. Perché, per esempio,
il locale comitato di quartiere già nel 2015 aveva redatto un corposo documento che cercava di mettere insieme un pochettino le esigenze di Niguarda, sia anche cercando di dare un profilo storico, perché appunto Niguarda ha una storia che non è, è uguale a Gratosoglio e nemmeno a San Siro, e quindi a partire da alcuni dati storici ripercorreva però anche quelle che sono le esigenze e le possibili soluzioni. Possibili soluzioni che ai tempi era quello di rimettere in piedi la scuola con la palestra. La scuola adesso con la palestra è stata rimessa in piedi, solamente che la palestra non ha le misure per fare l'agonismo ai nostri ragazzi delle scuole, e quindi è stata la prima cosa che è stata anche evidenziata alla luce appunto della bene. Hanno fatto la nuova scuola, però avevamo anche detto di fare la palestra un pochettino più grande e invece non è stata fatta. Speriamo adesso. Anche qua, vedi Walter, scusa, mi interrompo. Andrebbe da dire, non te l'avessi detto. Ma è quello che dice, cioè. Si parla tanto di ascoltare i cittadini, ascoltare i comitati, tutti. I comitati fanno anche delle indicazioni interessanti, cioè la palestra leggermente più grande, non perché ci piace più grande o perché ci fa ombra, ma perché serve per fare in modo che in questa palestra si possano fare delle gare agonistiche registrate dal CONI e dalle varie federazioni. Non vengono ascoltate su questioni che sono fanno la differenza poi tra la palestra buttata lì e usata, scusatemi, dalla ginnastica leggera magari così delle signore la sera, oppure da società che possono poi magari portare anche il prestigio di Milano, cioè. Allora il tema è noi crediamo che sia al di là della buona volontà, perché è chiaro che determinate posizioni possono essere ricoperte da chi cerca di tirare alla fine della giornata e chi invece si tira sulle maniche e dice io voglio dare un valore aggiunto al mio posto di lavoro. Ma questo vale per tutti. C'è un tema però anche organizzativo, e cioè che io posso mettermi nella logica di chi si sta occupando delle scuole di Milano, dove hanno tutta una serie di problemi proprio anche di tenuta statica e quant'altro, di tanto c'è un crollo eccetera. È chiaro che siccome le scuole a Milano prendete il numero con beneficio di inventario, ma ne abbiamo almeno 600, no? È chiaro che io ho questo problema del tenere e manutenere le scuole. Il fatto che una palestra di una nuova scuola venga costruita un po' più piccola, un po' più grande, è l'ultimo dei problemi, no? Perché io ho il compito di mantenere la struttura statica delle scuole, sì, che non mi cada giù. E quindi se poi la palestra è più grande o più piccola non ce l'ho. Ecco, ma allora è esattamente questo tema del non parlare di periferie a distanza, ma di cogliere tutta una serie di occasioni e anche costruirle una serie di occasioni partecipative dove ciascuno può evidenziare tutta una serie di aspetti. Quello delle palestre è un tema che abbiamo posto alla fine del 2016, proprio in occasione anche della preventivata costruzione di 8 palestre. Queste palestre, quelle che sono già state costruite, appunto come quella di Niguarda, che era una delle palestre in questione, è stata costruita secondo uno schema vecchio, che peraltro coinvolge anche il CONI, perché anche il CONI che dà il benestare a costruire queste palestre per l'utilizzo sportivo, ma di carattere ludico e non agonismo, nel momento in cui noi come Milano diciamo che mancano tutta una serie di impianti sportivi. Allora la logica è, vediamo se è possibile costruire, mentre stiamo facendo degli impianti che li stiamo costruendo, se costruirli con le modalità utili, perché tra pallavolo e pallacanestro 10.000 ragazzi possono e ragazze possono utilizzarle. Potrebbe sembrare una cosa da poco, 20, 30, un metro in più, un metro in meno della palestra, invece poi fa la differenza per 10.000 e passa ragazzi di Milano e provincia. Esattamente, poi, quindi, ancora di più. Quindi c'è esattamente il tema amministrativo, abbiamo letto una lettera della rubrica di Schiavi sul Corriere della Sera, dove il titolo è Baggio e Quarto Giaro,
dove appunto un lettore dice: ma io abito a Baggio, io non sento Baggio come periferia, Baggio è centrale a se stesso, ma noi siamo convinti che ciascuno personalmente ha le proprie centralità. Casa mia è la mia centralità, però dal punto di vista, nel momento in cui parliamo della città, è chiaro che casa mia non è il centro della città, non è al centro dell'amministrazione cittadina, non è al centro del mondo dell'informazione, è una piccola sperduta realtà. Le periferie da questo punto di vista sono esattamente lo stesso. Io posso dire: ma vivo in un bellissimo posto, bene, il problema però è che se da Baggio ci spostiamo a Muggiano, però, secondo me questo è il problema, Walter, perché molti la parola periferia la prendono come eccezione di negatività o di, quindi no, non mi sento in periferia, mi sento centrale. Se invece ragioniamo sul punto di vista fisico, cioè territoriale, di distanza dal centro, Baggio, per quanto un borgo bellissimo, ma anche siamo ben contenti di sapere che c'è gente che non si sente di periferico, ma poi anche di considerazione operativa, perché ancora una volta gli abitanti di Muggiano, che stanno un pelino di là di Baggio, lamentano il servizio pubblico, eccetera. Il Calceng se ne va. Allora, anche lì io ho un amico, l'Amadio Fioravante, che saluto, no? E che per lui è chiaro che la cascina guascona è centrale, Muggiano è centrale a se stesso, per lui è la sua centralità. Ma proprio qua, però, come abbiamo avuto modo di verificare anche nello scorso millennio, affrontando i temi di Muggiano e cercando anche di risolversi, si parlava sempre anche lì di trasporti, tra le altre cose, ma in quell'occasione riuscimmo a operare per dare una soluzione, che peraltro abbiamo visto che non è soddisfacente, anche perché gli abitanti di Muggiano sono completamente cambiati, sono passati dai 600, no? Sono più, oltre 3.000, quasi 4.000 abitanti. E quindi ritorna sempre questa organizzazione della città che è centrale a se stessa. E quindi esattamente la consigliera, vicepresidente del Consiglio Comunale Uguccioni, ha posto un tema che è da affrontare, ma come? Esattamente incontrandosi. Perfetto. Questo è il tema, uno dei temi reali. Siamo arrivati alla fine, abbiamo anche sforato il nostro tempo, direi che abbiamo detto tutto. Sì, l'unica cosa è l'ultimo titolo che c'era in questi giorni, sì. È stata la presentazione di Mito, rassegno musicale di prossimo settembre a Milano e a Torino, con una sessantina di concerti a Torino e anche a Milano, e il titolo riportava che è un po' finita l'era dei concerti gratuiti. Non entriamo nel merito di questa realtà, vogliamo però invece dire che continuano i concerti promossi da Consulta Periferia Milano, no? I 100 concerti, per cui potete andare a vedere su il sito periferiemilano.com le due rassegne che attualmente sono in essere, associata a Cori Milano, la terza realtà di rassegne, e quindi con anche le proposte che ci sono nei prossimi giorni e che andranno avanti fino alla fine di novembre. Sono 100 concerti sparsi sul territorio, perché sono in oltre 40 sedi, concerti in periferia da una parte e la rassegna per nutrire l'anima dall'altra parte. Quindi la promozione culturale, l'attività culturale nelle periferie sempre c'è. Viva. Basta conoscerla, e qui c'è una difficoltà di comunicazione, ma su questo il comune deve impegnarsi a fare delle qualcosa. Noi abbiamo fatto anche delle proposte in merito. Io vado e ti ringrazio tantissimo per essere qui oggi, è stato molto interessante vedere un po' appunto come la cronaca porta sempre le periferie alla ribalta e come andrebbero lette invece alcune cose, rileggendole invece tenendo la testa e i piedi in periferia e non tenendola in centro. Noi ci vediamo la settimana prossima, come sempre, grazie mille e buona giornata anche a te. Grazie a voi e un saluto ai telespettatori. Grazie mille a tutti voi che ci seguite da casa. L'appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 18 con l'informazione di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.